Non provare a parlarmi, Schifoso viscidone! Oh, che è successo? Ehi! Siamo, ti è venuto il ciclo? Non ti voglio sentire! Zozzone! Che sei uno zozzone! Tutto a posto? Sei drogata prima di dormire? Mi hai tradito! Ma quando, mo? Mentre dormivo? Ho sognato che ti baciavi con quella balena! Ma quella del tabacchino? Tatiana! Ah. Lurida baccona! Con le cosce pregne di cellulite! Foca monaca, mangia ciambelle a tradimento! Amò, ma che schifo! Era un sogno dell'orrore! Oh! Allora non hai capito che mi devi lasciare in pace, accidenti! Amò, a parte il fatto che mi hai sputato, sputacchio verde, tra l'altro per non parlare la fiatella mattutina che c'hai, vabbè, possiamo pure passare... Fiatella mattutina? Oh, senti, tu proprio devi stare zitto perché dobbiamo e vogliamo parlare della puzza dei tuoi piedi? No, ma che c'entra? Prova ad alzare la coperta, solo proprio, guarda, leggermente la coperta e vedi che finiamo in prognosi riservata tutti e due, compreso Paperino. Qua sotto sembra che c'è un esercito di puzzole morte obese, come quel maledetto pachiderma con cui ti slinguazzavi nel sogno. Amore, allora, innanzitutto era un sogno, secondo i piedi li ho lavati 2 o 3 giorni fa, ma non mi ricordo perché con gli impegni e tutto. Fatto sta che era solamente un sogno, oppure io stavo facendo un sogno ed era bellissimo. Pensa, vincevamo la lotteria, 112 milioni di euro. Ero già là che stavo festeggiando al tabacchino in mutande con lo spumante in mano e toccavo il culo alla vecchietta di fianco e tu hai rovinato tutto! Io ho rovinato tutto? Eh sì, amore! Eri tu che stavi baciando quel ratto infetto! Che schifo, mi viene il vomito solo a pensarci, guarda! Provavo ad abbracciarla e manco ci riuscivi per colpa del diametro della sua trippa! Ma aspetta un attimo, scusa, che numeri ti sei sognato che li dobbiamo giocare? Dimmi, dimmi, dimmi! Dimmi, dimmi, che numeri? Amore, ma sei posseduta o ti ha morso un cane con la rabbia? È importante, dimmi che numeri hai sognato, accidenti, che li andiamo a giocare stamattina. Allora, era 4, 5, 6, 7 e 112 milioni. Peccato che il 112 milioni non si possa giocare. Vabbè, mo, gioca il 112. Ma manco il 112 si può giocare. Io si può giocare un caso. Sì, ma che diamine, è un disastro. Tu che baci Snorlax, il numero che non si può giocare. E la puzza terribile che viene da qua sotto dei tuoi piedi. E non ce la faccio più, siete tutti contro di me, uffa. Ma mo, ma contro di me cosa? Stai tranquilla. Allora, mo, raccapezziamoci un attimo, cerchiamo di mantenere la calma, Respira. Respira? Ma che sei cretino? Con questa puzza terribile di piedi vuoi che mi esplodano i polmoni? Allora, no, forse ho usato le parole sbagliate. Relax! Ascolta, era solamente un sogno, mo. Che cosa? Il fetore dei tuoi piedi? Ma perché non mi sembra proprio! No, no, il fatto che baciavo quell'ippopotamo obeso... orribile, che sembrava un'aberrazione. Tra l'altro mancano pure 3 denti. Cioè, è un ragno... E quindi perché? Che significa? Che se ti si presentasse una modella tutta sexy, super figa, magra e bellissima, allora con quella sì? Questo mi stai dicendo? No, non volevo dire quello, che hai avuto una nottata movimentata, ma non è successo niente di grave alla fine. Capito? Niente di grave. No, niente di grave. Alla fine... Tu lo sai, amore, che io amo solamente te. Se tu mi amassi veramente come dici, ti laveresti più spesso i piedi. No, ancora con i miei piedi? Che cazzo c'entra? Poi non sono i piedi che puzzano, sono le unghie e il formaggino che rimane là sotto. Che schifo! No, amore, tu non ci hai mai avuto un po' di formaggino sotto le unghie? No, mai, perché io ci tengo alla mia igiene personale, a differenza tua. Voglio il divorzio! Ma... il divorzio! Chiamiamo i NAS, la polizia, che vengono a controllarci, amò! Chiamiamo i carabinieri, no? Protezione civile, guardia forestale, che vengono con i cani antidroga, eh?
Ci stuprano il gatto? Tra l'altro, come quella volta che stavo facendo la pipì è uscito un po' uno schizzetto fuori, già voglio il divorzio. Sempre voglio il divorzio. Come quella volta che mangiavo le patatine sono cadute nel divano. Ogni scusa per te buona per chiedere il divorzio. Tra l'altro c'ha pure schifo con le patatine. Ma dai, per sdrammatizzare un attimo. Ah sì? Sì, sdrammatizzare? Sì, sdrammatizza questo! No, metti giù Paperino! Guarda, d'ora in avanti ti proibisco di tradirmi nei miei sogni! Amo, come faccio a capire mo se ti sto tradendo in un sogno o meno? Non è che gestisco i tuoi sogni, Non so, arrangiati! Trova il modo! Come trova il modo, amo? Ma sei tu che c'hai problemi! Ma sei bellissima! Fai come cavolo vuoi, l'unico obbligo che tu hai in questo esatto momento è andarti a lavare immediatamente quei piedi marci! E se fossero i tuoi piedi che puzzano a cadavere morto e putrefatto? Hai 5 secondi contati per uscire illeso da questo letto. Sai che ti dico? Vado. E non perché me lo dici con questi due occhi da cerbiatta, ma perché sono un uomo. E so che cos'è la dignità. Che bel buongiorno al profumo di merda per cominciare sta giornata! Sì, infatti, il profumo di merda saranno proprio quei tuoi piedi! Hai capito? Oh, hai capito o no che te li devi andare a lavare?